Bentrovati all'angoletto del mistero. Oggi con il vostro Indiana Barzi andiamo a esplorare, carissimi amici esploratori, la terra, il mito di Atlantide. Bene, sapete, di tutti gli argomenti del mistero che esistono, che ci circondano, di cui abbiamo notizie su notizie, ce n'è una anche in particolare che mi ispira molto per fare questo video. E si tratta di una cosa che deriva da, viene preso spunto da migliaia di anni fa, dai primi testi, e si tratta di questa terra scomparsa, così, nel nulla, senza lasciare traccia. Ci basiamo solo su informazioni frammentarie, su testi antichi di scrittori e filosofi del passato. Chi lo sa? Chi lo sa? La terra di Atlantide. E questa è una cosa che mi ha sempre ispirato, perché qui magari in un certo qual senso si ricollega al discorso degli Hopat, al discorso delle terre dei giganti, quelle mura, e si collega a tante altre cose. È tutto collegato. E questo mistero dovuto a questo continente, a questa grande terra, grande popolazione tecnologica, con una tecnologia avanzata in confronto ai nostri antenati, e così, è sparita nel nulla. Boh, parliamone un attimo. Questa isola leggendaria, il mito è menzionato per la prima volta dallo scrittore e filosofo Platone, in cui menzionava nei suoi testi di questa terra leggendaria, oltre le colonne d'Ercole, dove prosperava questa popolazione con un'avanzata tecnologia, con conquistatori di mari e di terre, il quale si spinsero, oltre che le Americhe, anche nel Mediterraneo, nel Nord Africa e gran parte dell'Europa antica, rimanendo solo, indietreggiando solo di fronte al popolo greco, il quale le respinse. Essendo una storia funzionale di dialoghi, di Platone, Atlantide è generalmente vista come un mito concepito, e addirittura queste cose però vengono anche mischiate magari ai racconti di fantasia di questi scrittori, primo fra tutti appunto Platone, il quale sosteneva in più riprese, in più riconti. Poi ci sono stati anche altri filosofi, scrittori, che narravano anche questa isola, prendendo spunto da quello che diceva Platone, da quello che riportò Platone nell'antica Grecia. Quanto come il racconto di Platone possa essere ispirato ad eventuali tradizioni più antiche. Alcuni argomentano che Platone si basò sulla memoria di eventi passati, come l'eruzione vulcanica di Tera o la guerra di Troia, che nei suoi racconti praticamente le capovolse e creò questo mito. La distruzione di Elice nel 373 a.C., la fallita invasione ateniese della Sicilia del 415-413 a.C., la possibile esistenza di un'antica Atlantide venne attivamente discussa durante l'antichità classica, ma fu generalmente rigettata occasionalmente da autori posteriori, quasi ignorata nel Medioevo. Proprio ignorata, si può dire, fece la sua comparsa. Questo mistero ricomparve nell'era moderna, dal tardo Rinascimento fino ad ora, come sappiamo, con gli scrittori attuali, archeologi contemporanei e tutto il resto. Platone ha ispirato molte opere, come un frutto, però alcuni autori antichi videro Atlantide come un frutto dell'immaginazione, mentre altri credettero fosse reale. Il primo commentatore di Platone, il filosofo Crantore da Soria, allievo di Senocrate, a volte è spesso citato come esempio di autore che ritiene la storia un fatto autentico, in quanto gli fu riferito di cronache su Atlantide scritte sullo stele dell'antico tempio di Seis in Egitto. Avete capito? Qui si accavallano cose che pensano, presumono siano vere, altre che magari denigrano
minimizzano i racconti dei loro predecessori in quanto dichiarano che siano frutto di immaginazioni, di cose inventate, cose successe e capovolte a seconda della loro immaginazione. Il concetto di Atlantide attrasse anche, pensate, nell'era moderna, contemporanea, anche i teorici nazisti, i quali, ispirandosi a racconti di archeologi storici nazisti, veramente crearono, presero anche spunto per la loro religione ariana, come Atlantide, come terra della loro, dei loro antenati, i famosi ariani, biondi, alti, popolazione avanzata, vissuta sulla terra in tempo immemori, e da lì presero anche in Germania, promossa dal regime nazista per le sue implicazioni razziali. Orbiger, uno scrittore tedesco, riteneva che la Terra fosse soggetta a periodici cataclismi provocati dalla caduta di una serie di corpi celesti che da cometa erano diventati satelliti. Atlantide di Lemuria sarebbero state provocate dalla cattura dell'attuale satellite della Terra alla Luna. I periodi di avvicinamento al satellite avrebbero provocato, per eliminazione della gravità, la nascita di stirpi di giganti, di cui parlano le varie mitologie. Parlò di una razza dominante nordico-atlantiana o ariano-nordica nel 38, l'alto ufficiale Heinrich Himmler, allora capo supremo delle forze dell'ordine del Terzo Reich. Organizzò le ricerche in Tibet, mi dislocò in varie parti del mondo ricercatori nazisti alla ricerca di queste prove, di questa civiltà, sia fisiche che strutture, che strutturali. Poi c'è anche uscito fuori Rudolf Steiner, scrisse Medio Atlantide come nel quarto grande periodo di evoluzione della Terra, precedente quello attuale, egli la descrisse come continente perennemente immerso dentro nebbie e vapori, per la costante presenza di anime in procinto di incarnarsi e situabile all'incirca dove oggi si trova l'Oceano Atlantico. Le isole Canarie rappresenterebbero, dove ci sono le isole Canarie, dopo ci sarebbe stato questo continente. Bene, e cosa si può dire? Le conclusioni sono queste. Sicuramente c'è stato qualcosa, ma tutti questi racconti antichi che si ricollegano anche ai capitoli miei precedenti, qualcosa c'è stato, questo, qua, racconti, fatti, cioè, se ci pensate bene, davvero, forse, magari, basta guardare anche ogni tanto quando vengono fatti dei ritrovamenti sotto le acque marine, in Asia, in Sud America, vediamo le rovine dei templi, cioè, allora qualcosa è esistito, qualcosa è una civiltà a noi sconosciuta, pre-Homo sapiens. Ha solcato le terre, ha calpestato le terre la terra del nostro pianeta e per qualche problema, per qualche catastrofe, per qualche cambiamento climatico periodico è andata perduta. Si sono mossi, si sono chiesi, chi si è salvato si è mosso in lungo e largo per il globo a insegnare alle civiltà primitive, hanno cercato di mandare avanti la loro, però nel frattempo, nel contempo è andata perduta la conoscenza, il sapere e l'esistenza di questa terra. È una cosa che mi ha sempre attratto, di questa fantomatica terra, di questa terra di Atlantide, che tutti narravano, che qualcosa ci sarà di vero? C'è stato un continente perduto, una civiltà antecedente alla nostra? Non so, ditemi voi cosa ne pensate, fatemi sapere, magari ne riparleremo con più calma di questo capitolo. Fatto sta che ci sono tante cose, siamo in una via di mezzo, c'è chi dice sì e chi dice che sono frutto di fantasie. Sta a noi, sta a voi, decidere cosa pensare su questa cosa, su questo leggendario popolo, questa leggendaria terra, e non resta che ci ritroviamo in futuro, ne parleremo e niente. Un saluto, like e campanellina al vostro Indiana Barzi è tutto. Torneremo alla ricerca di Atlantide, eh? Indagheremo su Atlantide. Torneremo, state pronti.